La croce, segno di sconfitta e di vittoria. La croce, segno del più terribile tra i supplizi, è per il cristiano l'albero della vita, il trono, l'altare della nuova alleanza. Storicamente questa festa, che in Oriente è paragonata a quella della Pasqua, si collega con la dedicazione delle basiliche costantiniane costruite sul Golgota e sul sepolcro di Cristo, avvenuta il 14 settembre del 335. Per essere guariti dal peccato, guardiamo al Cristo crocifisso, diceva Sant'Agostino. Sollevando gli occhi al crocifisso, adoriamo colui che è venuto per prendere su di sé il peccato del mondo e donarci la vita eterna. Da questa prospettiva, giustamente, Papa Francesco dice che nel contemplare la croce noi cristiani contempliamo un segno di sconfitta e di vittoria. La predica di Gesù, i miracoli di Gesù, tutto quello che Gesù aveva fatto nella vita è finito in un fallimento, fallì lì, nella croce. E la croce è quel patibolo, quello strumento di tortura crudele. Lì è finita tutta la speranza della gente che seguiva Gesù. Una vera sconfitta. Non abbiamo paura di contemplare la croce come un momento di sconfitta, di fallimento. La croce è però anche un segno di vittoria per noi cristiani. Gesù ha vinto l'autore del peccato, ha vinto il serpente. La nostra vittoria è la croce di Gesù, la vittoria davanti al nostro nemico, al grande serpente antico, al grande accusatore. Per questo la croce è segno di vittoria per noi. Nella croce siamo stati salvati. La croce ci insegna questo, che nella vita c'è il fallimento e la vittoria. A lode di Dio.